Grazie Presidente. Eh, colgo l'occasione anche per anticipare, salvo modifiche dell'Aula, il nostro voto favorevole a questo provvedimento, eh, sul quale però precisiamo, cioè condividiamo con l'Aula con alcune riflessioni, nel senso che sicuramente riteniamo doveroso che eh, il Presidente Maroni nel momento in cui vorrà valutare l'ipotesi di procedere con questa operazione rende dotto il Consiglio regionale in merito al progetto di fusione, le motivazioni, i vantaggi e svantaggi, non che si faccia questa operazione riempiendosi come al solito di sinergie, economie di scala, tutti grandi manager, senza dimenticare che uno degli ultimi manager che voi avete nominato è Biesuz, noto talento con lauree finte e è arrestato per bancarotta, quindi insomma... Attenzione cioè affrontiamo con molta attenzione questa eventuale operazione e ricordiamoci che dobbiamo migliorare la, i servizi per i cittadini, per la quotidianità, per quei cittadini che usano i mezzi tutti i giorni e non con la scusa in vista di Expo sai mai che arrivano più persone. Cioè sono i cittadini lombardi che noi tanto amiamo quando, riempiamo, quando parliamo e facciamo i titoloni che hanno diritto a viaggiare nel ventunesimo secolo, coi mezzi di un, di, di un secolo adeguato a quello che viviamo, e non coi carri bestiame. Grazie.